Simone Anzani, gradita visita a Bologna per ricevere l'abbraccio dei suoi compagni di squadra. Attualmente indisponibile, però insomma, ci tenevi a salutare, ad abbracciare da vicino i tuoi compagni di squadra. Sì, sì, io questa squadra, come ho sempre ripetuto e detto, è una grande famiglia per me, sono tutti piccoli fratelli e quindi ci tenevo, prima che iniziasse la rassegna europea, a dare il mio saluto e il mio sostegno anche da fuori a tutti i miei compagni. Ferdinando De Giorgi, in una dichiarazione pre-europeo, ci ha tenuto a sottolineare quanto Simone Anzani fa parte di questo gruppo, e tutto questo rientra nel discorso del Noi Italia. Ma io sono solo che contento di questo, che vuol dire che lascio e speriamo di poter dare ancora qualcosa di importante a questo gruppo, e quindi, come ho detto, questo secondo me è una grande famiglia, perché abbiamo costruito dei rapporti, dei legami che si sono costruiti nel tempo, e quindi è importante comunque, anche se qualcuno non può far parte di questo gruppo per vari motivi, anche esserli vicino e sostenerli nel bene e nel male. Sarai il primo tifoso di questa squadra, ti chiedo quindi come li vedi questi europei? Logicamente io penso che non bisogna nascondersi e bisogna affrontare l'europeo partita dopo partita, perché l'obiettivo è quello di ripetersi, è quello di arrivare fino in fondo, a maggior ragione perché siamo in Italia, siamo in casa nostra e dobbiamo difendere un trofeo che è nostro da 2 anni a questa parte, quindi dovranno essere concentrati, focalizzati sull'obiettivo che è quello di difendere l'europeo a tutti i costi. L'in bocca al lupo di tutta Italia di questa squadra va a Simone Anzani. È l'in bocca al lupo di Simone Anzani a questa squadra? Io penso che più grosso in bocca al lupo non ci possa essere, quindi da vice capitano di questa squadra prima, adesso non posso far altro che dirvi che sono sempre con voi, col cuore, con la mente, e spero di festeggiare con voi quando succederanno le cose belle che non si possono dire così esplicitamente.